Maurizio Pellegrino per il Catania, Anna Maria Collard per il Trapani, Guglielmo Micciche per il Palermo e Giorgio Corona in rappresentanza del Messina. Il simbolico braccio del calcio siciliano, la cartolina che più di mille parole racconta meglio una grande serata di sport a Milo. Premi dell'anno USSI edizione numero 54, i giornalisti che premiano i protagonisti dello sport siciliano. Tutto l'altro mondo dello sport bello che a noi piace, dallo sport paralimpico alla pallamano, alla pallavolo, abbiamo ricordato grandi atleti e grandi dirigenti come Scuderi e Renda della pallavolo, e poi dobbiamo dire che ci ha fatto enorme piacere avere il mondo dello sport bello, il mondo dello sport siciliano. Una panoramica a 360 gradi sullo sport siciliano nella serata presentata da Umberto Teghini insieme a Federica Zucchero e Antonietta Licciardello, in cui è stato assegnato un riconoscimento speciale all'allenatore del Catania Maurizio Pellegrino, unico tecnico siciliano protagonista in Serie A nella passata stagione. Potenzialmente questa squadra è una squadra da salvezza, era una squadra che doveva sicuramente ritrovarsi prima, però mancavano solo 6 gare, i punti erano pochi e non dipendeva più da noi, e questa era doppiamente difficile. Riconoscimento speciale anche al Palermo per la promozione in Serie A. A ricevere il premio il vicepresidente Guglielmo Micciche, che si è anche lasciato scappare un'indiscrezione di mercato, ovvero l'interesse per numerosi giocatori del Catania. Chi invece non si muoverà da Messina è il bomber Giorgio Corona, 40 anni e una gran voglia di continuare a giocare. C'è voglia, c'è passione, c'è amore per il proprio lavoro, è difficile smettere. È normale, dobbiamo ancora firmare il contratto, però la volontà mia e del Messina è quella di continuare per un altro anno. Tra i premiati per il basket i coach di Passalacqua, Ragusa e Olimpia Catania, Nino Molino ed Enzo Porchi. Tra gli altri, il riconoscimento come miglior giovane è andato al pugile catanese Salvo Cavallaro. Momento toccante, infine, quando Monica Passalacqua ha ritirato il premio alla memoria dedicato al marito Francesco Scuderi, presidente della Nuoto Catania, scomparso tragicamente 6 mesi fa.